Partito. Quindi inizia Eva, giusto, a parlare? O la devo rifare? No, la devi rifare. Quindi magari se vuoi fare... Ho finito dicendo, iniziamo da quella data, 15 settembre 1994. Batti un ciak in macchina, grazie. Ok. Ok, quando lo vedo. Quando vuoi. Inizio. E vada, 15 settembre esce notizia che è molto buona, che secondo me, e so con certezza, quasi con certezza, sentendo da Riccardo, non era la data della morte di Moana, assolutamente. Allora, tu mi stai dicendo una cosa che è molto forte, perché stai dicendo che il 15 settembre, quindi la data in cui tutti pensano che Moana sia morta, in realtà non è il giorno della sua morte. No. È importante che tu ci faccia capire come hai saputo questa notizia. Lo ricordiamo che tu eri sposata con Riccardo. Sì, certo. So che Riccardo ha ricevuto una telefonata e tu eri presente a quella telefonata. Sì, due giorni prima che morisse Moana, infatti che sapesse la gente che è morta Moana, Moana telefonò, noi eravamo al ristorante a Via Sicilia a Roma e disse a Riccardo: Riccardo, sto molto meglio, sono ingrassata 5 kg e vorrei tornare, torno prestissimo e vorrei lavorare perché ho bisogno di soldi, perché le cure e tutto il resto sono tutto costati tantissimo. E Riccardo ha detto: guarda, torno giù al locale con Eva e ti faccio subito le date. Infatti questa data è stata poi fissata. Noi poi successivamente siamo partiti a Milano con Riccardo e lì a Milano uscito, eravamo lì vedendo la televisione, a questo punto dal telegiornale che annunciava la morte di Moana. E la cosa più interessante è stata che Riccardo è rimasto seduto, ha guardato il telegiornale con molto interessamento, tipo come guardare che immagini mettevano, che cosa succedeva, eccetera. Poi ha continuato a leggere il giornale, senza commentare, senza dire niente, senza alzare il telefono per chiamare immediatamente all'ospedale, che sapeva qual era. Aveva il numero di cellulare di Moana, aveva quello della madre. Non ha fatto nessuna telefonata. E io ho detto, io piangevo, perché mi dispiaceva, comunque ci credevo. E dicevo, a un certo punto guardavo Riccardo e ho detto: Riccardo, ma stai bene? Ho detto: perché? Sì, sto bene. Ho detto: no, perché stai reagendo in modo che non è da te. Ah, non ti preoccupare, preparati che dobbiamo andare, eccetera. Ho detto: Riccardo, è morta Moana? Sì, sì, va bene, preparati. Cioè, è assolutamente come se non avesse voluto dirmi una bugia, però neanche la verità. Perché lì per lì non doveva assolutamente sapere nessuno. Io adesso non lo so per quale motivo è stato falsificato la data, forse perché lei voleva morire in pace, a santa pace, magari senza persone intrusi che potevano fare una foto in quello stato, non lo so, o semplicemente, come hanno detto, voleva sparire, questo ne dubito perché malata comunque lo era. Allora, andiamo per ordine, quando Riccardo ti ha fatto capire o ti ha detto tra le righe o con certezza che quella non era la data? Più avanti, molto più avanti. Tipo quanto allora, tempo dopo? Guarda, la cosa strana è stata che erano tutti spariti. Mamma è venuta qua qualche volta, mamma di Moana, ma il marito Antonio Di Cesco e la sorella Baby Pozzi erano spariti, poi improvvisamente sono sbucati fuori dopo 9-10 mesi dalla data della morte saputa di Moana e improvvisamente volevano eredità, volevano questo, lei voleva lavorare e tutto. E dopo Riccardo, fino allora c'è stato un silenzio tra queste mura che hanno sempre parlato e c'erano delle gossip ogni giorno. Quell'argomento era intoccabile, Riccardo era molto misterioso, telefonate magari fatte dal giardino, eccetera, tutte. E poi, molto dopo, Riccardo un giorno, così parlavano di Moana, qualche argomento in televisione, mi disse: ma non è quella la data, assolutamente, molta dopo. E questo mi ha ripetuto più volte, ho detto: ma stai scherzando? Stai dicendo per anche così? Perché tu avevi la confidenza di potergli chiedere, certo, con apertura Riccardo. Certo, poi non aveva, si vede che quando me l'aveva detto non aveva più significato. Significato poteva avere finché non doveva assolutamente uscire, perché magari una persona che in scena la sua morte eccetera può essere anche perseguitabile, no? Giuridicamente, cioè non è una cosa
da niente, un frode, e penso, non lo so, penso che poi la morte è avvenuta, però non è quella data assolutamente. Riccardo mi ha confermato, mi ha detto adesso non c'è più Riccardo, posso dire tranquillamente. Quindi tu sei, perché ovviamente questo era un segreto che Riccardo ti disse, devo portarmi nella tomba. Quindi cioè, non avrebbe mai detto, no, Riccardo comunque ha detto tutto ciò che possono pensare di dire, era una persona che si legava molto alle sue artiste, alle persone che voleva bene, appunto era strana questo comportamento. E se qualcuno diceva non devi assolutamente dire questa cosa, non sarebbe mai uscito. Soprattutto intorno a quello che ha rappresentato Moana. Sì. Eva, da donna a donna ti chiedo, Moana è realmente morta o secondo te è viva? Questo non posso sapere con certezza. Non è morta in quella data, non è morta in quella data. Se è morta dopo 2 giorni, dopo 2 anni, se ha avuto un incidente in macchina, se è morta, se non è morta, non lo so. Adesso chi lo sente più, perciò non lo so. È possibile che in tutti quegli anni di fianco a Riccardo tu non possa esserti fatta una tua idea su cose che hai sentito e che hai messo insieme e che può portare in una direzione? Beh, a me è stato molto, tutto ciò molto strano, certamente, stando vicino con delle battute, delle silenzi, dei sussurri che ho sentito, ho capito che non era ancora, non era morta. Comunque la mamma diceva che lei, io chiedevo alla mamma dove era stata seppellita, dentro una tomba familiare senza mettere il nome. La sorella stessa settimana mi disse, noi abbiamo sparso le ceneri nel mare. E Antonio Cesco dice ancora una terza cosa, che stava a casa, non lo so, cioè una cosa che almeno mettete d'accordo, c'era tutta una Una disorganizzazione nel portare avanti una bugia così grande. Sì. Non lo so per il motivo quale, non so quanti giorni, mesi o anni sono passati da quella data, ma non era quella data. Infatti poi è stata, anche mi sta dimostrato da terzi che quei giorni, come dicevano loro, che era stata cremata, no? Il crematorio non funzionava, non sarebbe stata una cremata. Ci sono tante incongruenze che ma Riccardo me l'ha detto, me l'ha detto più volte che non è quella la data, perché poi me lo ricordo che un giorno, non so se è il primo o secondo anniversario, ho detto c'è l'anniversario di Moana, vedi oggi eccetera, ero triste. E lui ha detto era secondo, ha detto non è questa la data. Perciò era evidente. Ed è vivo o è morta Moana? Non lo so. Ti giuro, non lo so. Non è quella la data. Poi, se adesso è ancora viva, io sono contenta per lei. Se è morta, è morta. Cioè, non so neanche come posso dire. Non ho più rivista, ecco. C'è una cosa interessante che era venuta fuori in un'altra telefonata. Che cosa disse Moana al telefono a Schicchi riguardo al suo funerale? E che telefonata era? Chi ha detto di questo? Quando mi hai detto che a Moana avrebbe fatto piacere vedere. Ah, sì. Sì. È stato Riccardo che quei giorni, che comunque c'è stato un clamore enorme intorno alla morte di Moana, forse di più di qualsiasi altri personaggi che sono morti recentemente, veramente era una cosa, notizia enorme. E Riccardo non perdeva un telegiornale, guardava, ma quasi compiaciuto, con la faccia di che bello che c'è, eccetera. E io ero abbastanza sorpresa di questo fatto, perché a me mi dava tristezza, io che sapevo che era morta. Mi sembrava molto cinico. Conoscendo mio marito, ho capito che lui, secondo lui non era morta. Infatti poi a un certo punto fa una battuta e dice Moana se la sta godendo tantissimo, perché ha avuto più successo da morta che da viva, no? E come dire, se la sta godendo? Se da sopra sta godendo. Sì, come no, sì. Fatto così. Va bene, quindi c'è una data non precisata. Non è quella la data, no, quella non è la data. Poi se 2 giorni, 2 mesi o 2 anni di differenza, questo non lo so, ma la data non è quella. O 20 anni di differenza. Tu dici. Beh, speriamo per lei, io non lo so, questa non, ma non credo che comunque era malata, quello sì.
era malata. Grazie, Ella. Grazie. Scusa. No, 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 tanto che si manca, secondo me, una domanda, perché sì, a un certo punto... Okay.